Vittorio, sei contento di questo Oscar? Beh, la Canonero fa parte, sono contento perché fa parte di una tradizione di persone colte che pensano che anche vestirsi, tu pensa quante persone oggi incredibilmente comprano jeans già rotti, invece di rompersi di loro con la loro esperienza, li comprano già rotti in una mimesi idiota che porta poi ad hooligan. Cioè, se uno deve arrivare, uno se li rompa, lui si arrampi sul suo albero e si rompe i suoi pantaloni, non che li porti già rotti. Occorre guardare l'eleganza straordinaria di un uomo di una sinistra nobile come Cesare Damiano per capire come occorre vestire Grazie per Vittorio. rappresentare un minimo di decoro nelle istituzioni. E quindi, vedo anche la Fragonara, insomma, anche il vestire ha un significato. Allora, chi si occupa di costumi rappresenta l'Italia che è quella di una bellezza senza fine, da Giotto fino a Canova, e certamente, visto che ha fatto anche Barry Lyndon, è una gloria per l'Italia. Quindi ci si consola che la decadenza c'è, ma ci sono dei lampi che vengono a dare un qualche segnale che non è del tutto morta l'attenzione per la bellezza, e quindi tu hai ricordato questa mostra. Io ricorderò quella che ho fatto a Bologna, a Palazzo Fava, che è una grande mostra della Silvia Morandi, e che chi la critica, come non so, il Sole 24 Ore, la critica perché non la capisce, perché è troppo faticosa. Che studi, Carminati studi, come studi Capri, quel Montanari che ha fatto una lo cosa che dico non abbiamo io. detto all'inizio. Sì, ma la cosa grave è questa, l'altro giorno c'è un articolo in prima pagina di Repubblica che dice che hanno rovinato gli affreschi di Assisi. Non è vero, non li hanno toccati. Io sono andato a fare un Allora, torni, sopralluogo, mi gli devi affreschi raccontare questa pubblicati con storia qui, false la fotografie so. da Repubblica. Allora, Ma è una Vittorio, cosa, dobbiamo farla devo quella. È uno chiudere, facciamo una scandalo di puntata Indica, una doc su cosa non Assisi. accaduta.